a tutti ragazzi, bentornati da vostro Bruno. Allora, oggi, ecco, come dire, ho bisogno estremamente di fare un video. Non riguarderà strettamente CTR, però riguarda qualcosa che sto facendo io in questi giorni. Sono sul canale di Baghdad Gaming, per chi non lo sapesse è il canale anche di Praxism, insieme a qualche altro suo amico. E attualmente sta hostando un torneo di CTR chiamato appunto CTR Nitro Fueled Baghdad Championship. Io vi sto partecipando, al momento sono anche primo 80 punti, adesso vi faccio vedere anche la foto, se si vede bene. Ecco qua, sono 80 punti, sono primo per il momento, sta ancora la seconda giornata, oggi c'è la terza al momento della registrazione. Sembra andare tutto bene, speriamo diciamo, per la finale del torneo pro che si farà tipo verso fine mese. Ora, perché io sto facendo questo video principalmente? Che voi sicuramente vi state chiedendo, ma cosa ci fai qua? Riguarda, bene o male, cosa un utente su YouTube non dovrebbe fare nei confronti di una community che neanche appartieni. Che cosa intendo con questo? Allora, se io scrollo al primo video, se non sbaglio è questo, è un po'. Primo video, sì. Il primo post che fece Praxism, era praticamente, vedi, il post dove stanno tutti i gironi della prima giornata, ok? E era solo per, diciamo, illustrare a tutti quanti dove erano stati posizionati, no? E fin qua. Niente di male. Se non che, andando nei commenti, mi trovo sto Cristo davanti, no? Un certo Tekken 35esimo Dan, che chi non ha mai giocato a Tekken, praticamente, diciamo, 35esimo Dan corrisponde al grado in classifica, diciamo, mondiale di Tekken, appunto. Le classificate, no? Come se fosse praticamente LOL, dove ci stanno classi, cioè classi bronzo, poi c'è argento, poi oro, eccetera, eccetera. Ecco, quella è una classe di, cioè un grado di Tekken. Ora, madonna, in modo proprio che, di un arrogante che, ma da schiaccio in faccia, zazzazza. Comunque, il torneo in questione non presenta un premio in denaro, che presenta un attestato per i primi tre che arrivano appunto sul podio alla fine del torneo, un attestato di elevata qualità e di buona fattura, come ha detto proprio Praxis, che riceveremo a casa se vogliamo proprio via posta oppure in modo digitale, giusto diciamo come conferma del fatto che abbiamo partecipato al torneo e abbiamo vinto nel caso, oppure siamo arrivati sul podio in generale. E allora no, proprio l'unzo. Il primo commento. Il bello è che neanche un torneo dell'Activision. Ci mancherebbe, l'Activision non ha mai fatto un torneo in prima dura. Comunque. E non si è nemmeno pagati o altri. Il torneo degli sfigati, un torneo più inutile mai visto. Perché, capito, il ragionamento di questo Cristo è se non vinci i soldi, che cazzo giochi a fare? Cioè, non è che giochi per divertimento, no? Per stare insieme a altre persone che giocano allo stesso gioco che ti piace, no? Per provare a trovare gente magari forte tanto quanto te, no? Per insomma migliorare un pochino. No, 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 tu devi giocare per vincere, perché se non vinci i soldi, mettene! Sprechi il tempo, secondo lui. E io là, quel giorno ero un po' incazzato, cioè ero un po' sulle mie, perché ogni tanto capita quel giorno che magari sei un po' nervoso, per motivi anche inutili, cioè, però stavo nervoso. E allora gli ho risposto un pochino sulle mie, sbagliando, perché io conosco questo tipo di persone, cercano il flame gratuito, ormai, avendone viste a bizzeffe su YouTube, cioè, però io, ripeto, stavo nervoso e allora gli ho risposto, Porello, se non si vengono soldi, allora non ha senso. Non conta assolutamente magari divertirsi ad un gioco, come ho già detto prima, conta solo il denaro, che pena mi fa certa gente. E per tua informazione, noi sfigati, come ci hai definiti, siamo rispettivamente io quarto classificato al torneo finale, no, SL Italia, Erketiel 69, che partecipa anche lui al torneo, se sbaglio non si vede bene, però dovrebbe essere qua, nei primi gironi. Vabbè, comunque sia, stava anche lui al torneo, no? E lui era arrivato terzo, cioè davanti a me. E poi ho osato aggiungere, e lì neanche come uno come te ci arriva, cioè, è ovvio che se tu giochi a Tekken, che ne
che cazzo c'entri qua? Cioè, è ovvio che tu non hai mai giocato a CTR, non sai un cazzo CTR. E oddio, guardate me, tanne. Allora, partiamo da sotto perché sicuramente il commento prima è quello sotto e quello sopra è quello dopo, no? Allora, Orso Bruno, ESL, tutta Italia, poveraccio, come ti brucia? Sintassi? Perfetto, comunque. Io sono True Tekken God in Tekken, che sarebbe il grado massimo. E sono uno dei più bravi giocatori di Tekken italiani a livello mondiale insieme a Simvi Jun, Fake Potter, eccetera. Migliori giocatori italiani. Italiani di Tekken. Italiani. E Ciccia Furi Ni. Se non sapete chi è Ni, è un giocatore coreano. Comunque. Ghirlanda, ok. Voi leggete un certo Silvi Jun, Fake Potter? Che io sta gente non la leggo qua, eh. Io non trovo niente. Giocatori Tekken italiani. Fare il pro player è una faticaccia. Vabbè, direi che è abbastanza scontato. Ma no, perché io adesso voglio leggere. No, adesso sono curioso. Sto video durerà una fracca, ragazzi, però. Cioè, veramente ci tengo a farvi capire che non dovete comportarvi come fa questo ragazzo, perché è sbagliatissimo. Sicuramente lui è un troll di quelli esagerati, che cerca solo il flame gratuito perché gli piace andare a rompere il cazzo alla gente. Comunque. Allora. Cioè, Harry Potter. Dove sta sto Fake Potter? Comunque, vabbè. Poi, ha detto Silvi Jun, no? Io non vedo nessuno Silvi Jun. Crossfire, Daniel Mado. Bode, Crossfire, già detto. Aleport. Radio Kuto, fico, nome grande. Tekken Emperor, Devil Nin. Io non leggo nessun del Silver Strizzo qua. Comunque, vabbè. Cioè, già dimostrazione del fatto che da queste cose ti sta dicendo un mucchio di pallonate. O meglio, sicuramente saranno degli youtuber discretamente forti. E allora, miglior giocatore italiano. Vabbè, giusto per far vedere che lui c'è il cacchio grande, comunque, vabbè. Tekken è il gioco di combattimento più difficile al mondo. Su questo possiamo anche convenire, perché io vedo anche pro di Tekken, posso notare che c'è una netta, diciamo, necessità di sapere le meccaniche, di saper giocare bene, eccetera, eccetera. Cioè, non è un gioco che tu dal giorno al domani inizi già a giocare bene, no, no, è una questione di anni, di esperienza, di pratica, di abilità comunque. Tu sei un povero ritardo, madonna! Che non sa quello che dice e si umilia. Ops. Ha detto. Meme incredibile qua davanti perché. E poi continua, perché non è. Non contento, deve andare avanti, no? E lì neanche un uomo come te ci arriva, diciamo, relazione a quello che gli ho scritto, non mi ha citato. Tu in Tekken, se arrivi, ti ridono in faccia. E grazie al cazzo! Io non sono bravo per niente, è ovvio che faccio schifo. Crash, uguale, un gioco per ritardati. Quindi. Decisamente miliardi di persone in questo modo sono ritardate. Comunque, vabbè, mi fa piacere questa cosa. Fatti due domande e date due risposte. Se non fanno tornei per Crash, falso, perché l'abbiamo appena partecipato. ESL? Cos'è? Mai sentito? Mizzica, in che mondo vivi allora? Scusa. Allora, aspetta ragazzi, no, perché qua dobbiamo ragionare. Allora, tornei di Tekken 7. No, perché? Perché adesso dobbiamo un pochino, no? Guarda! Guarda! Madonna! Cioè, allora vedi che sei proprio. Allora, se sei un troll, stai facendo il tuo lavoro in maniera giusta, cioè bravo, complimenti. Però, madonna cara, perché io. Cioè, in base anche altri commenti che questo Cristo ha fatto, io inizio a capire, a pensare che sto tizio ci è per davvero. Cioè, secondo me lui non sa veramente cos'è SL. E ti credi un bravo giocatore di Tekken se non hai mai saputo che esiste anche, cioè, SL, che per carità. ESL ultimamente sta facendo tornei assolutamente non competitivi, specialmente se fai World of Tanks, quella roba là, mamma, ma comunque. Tu partecipi ai tornei dei poveracci perché sei un poveraccio. Io partecipo ai tornei da ricconi, ma torna carta in ciao a zio Peppe, proprio, Bancomat, paga! Cosa che tu non puoi permetterti. Grazie. Scommetto che sei un roito. No, perché forse sono scemo, io non. Cosa vuol dire? Ah! È
essere umano a dir poco inguardabile. Mi fa piacere che esiste gente che sa ancora usare l'italiano, ma non sa usare la sintassi nelle frasi. Comunque, vabbè, mi fa piacere che magari l'hai andata a cercare questa parola. Sei un roito malato, brutto, grasso e peloso. E la madonna, che so, Donkey Kong, cioè, ma Mad Strut. Già dal nome si può intendere ciò. Ah, sono un osso allora. Dai, giustamente, mi chiamo osso bruno, ci mancherebbe. Mi dispiace che ti abbia offeso così tanto, ma è la verità. Oh, donna, tu non puoi capire quanto non me ne può fregare. Cazzo. Comunque, non è finita qua. Cioè, io mi diverto con sta gente, ragazzi, perché sono proprio una caterva di divertimento. Cioè, io mi diverto a leggere sta roba perché mi sbrago com'è che, e poi non contento, è andato avanti un altro giorno, guarda che roba, è un torneo truccato. Questo qua praticamente era alla seconda classifica, no, di ieri, no, la classifica finale della seconda giornata. Io sono ancora primo, 80 punti, e dietro di me ci sta qualche ragazzo tipo Crino e Malive, che non li conosco, per carità, però diciamo, vedendo i punti posso definire comunque sono bravi. E allora, no, non contento, continuato, guarda qua. È un torneo truccato. Già si sa che vincerà Crino, Emaline o Aled Anonymous. Loro sono giocatori pro, amici di Tekken. Di Michele, pardon, sono confuso. Talmente che, Maron. Michele, non so chi sia, forse è Praxism, perché non so il nome suo. Sicuramente è lui. O magari uno dei suoi amici. Cioè, allora, secondo il suo ragionamento, non è truccato, non si vince un cazzo, quindi dovrebbe essere truccato, no? Cioè, io dovrei essere aiutato da Praxism in un modo che non so nemmeno come, comunque, beh. Poi Davis ha risposto, ma non penso sia truccato, ho giocato un paio di volte con Praxism e mi sembra una persona molto corretta, cioè, confermo assolutamente. Mi sembra difficile che si metta a truccare un torneo, non ne vedo l'utilità. Difatti, l'ho appena detto. E lui risponde, sei troppo ingenuo e credulone. Poi ti faccio vedere che i risultati saranno come dico io. Forse perché siamo bravi, vabbè, comunque. se davvero ne sei convinto, io devo ancora giocare e vedo di passare il torneo qualificazione 2, poi appena l'incontro, vedremo. Io sono un complottista e tu sei poco sveglio e intelligente. Mamma mia, cioè. Sì, ma la mia domanda è, perché devi truccare il torneo? Cioè, che profitti ne trae? Secondo me sei solo un complottista. È vero. Ah, ok, questa è la risposta a questo, perfetto. Benvenuti in Italia, il paese in cui si vedono complotti per favoritismi, anche in tornei divertenti di un gioco online. Madonna! Poi Davis, non contento, continua. Io leggo il tuo nickname e capisco che hai preso veramente tante botte in testa a Tekken. Secondo me, anche così. Cioè, secondo me questo si crede dio della terra, ma in realtà sarà un bronzo 7, come si dice a Rocket League. No, per insultare uno scarso, dici tu sei un bronzo 7, cioè manco una categoria che esiste, perché al massimo puoi aggiungere bronzo 3, poi c'è argento 1, eccetera, eccetera. Comincio a pensare che tu sia solo un troll, o forse uno che nei giochi è scarso e rosica da morire, quando vede uno più bravo di lui. Con questo ti saluto, ciao caro. Secondo me, forse questa ultima parte è vera, perché poi dopo capirete. Se io ho preso botte in testa, tu sei stato ritardato! Oh, donna! Dalla faccia di quella lurida! E va bene. Non continuo. Madonna mia, rosico da morire, giuro, sono più bravi di me e rosico. Ah, guarda caso, per crescere non esistono tornei mondiali dove ti pagano e sponsorizzano. No, adesso vi faccio vedere una cosa, perché... adesso vi faccio vedere una cosa veramente... No, perché secondo lui non esistono tornei mondiali. Cioè, non è mondiale quello che sto per farvi dire, però... cioè, adesso per farvi capire, no? Cosa succede nel mondo? Dove sta? Deve cicciare fuori. No, deve cicciare... Torneo... ho scritto male, ok. No, perché deve cicciare fuori. Anzi, no, faccio una cosa. Siccome su YouTube ci sta proprio uno YouTuber che ha partecipato a questo torneo, ve lo faccio direttamente, no? Vi faccio vedere la thumbnail e poi vi spiego che caspita è. Allora. Dov'è Ukog? Dov'è Ukog? Ecco qua, Ukog Monkey. Allora, questo ragazzo è un pro di Guitar Hero, no? Cioè, è molto bravo, cioè, è uno dei migliori, secondo me. Però, diciamo, ha partecipato a un torneo. Eccolo qua, questo qui. Ha partecipato a un torneo organizzato solo in Inghilterra dalla KFC, no? In cui venivano messe in palio 6.000 sterline per chi vinceva il torneo di qualificazione e un anno di KFC pagato
se vincevi la gran finale. E il ragazzo, questo qua, ha vinto non solo i soldi, ah no, 10.000 erano, 10.000, no vabbè, mi sa 6.000 comunque, ha vinto sia i soldi che l'anno di KFC. Cioè, voglio farvi capire, no, non esistono tornei dove si vincono i soldi su CTR, capito? Dove ti pagano e ti sponsorizzano. Ok, e questo denota la grandissima ignoranza di questo ragazzo. Cioè, lui non si informa. Parla perché deve flammare. Parla perché deve far vedere che lui è forte. O forse semplicemente un grandissimo trollone che ci fa, cioè fa finta di essere un grandissimo coglione. E gli piace leggere le risposte della gente. Però, ragazzi, cioè, a giudicare dalle risposte che comunque continua a pubblicare, cioè da un video, da una risposta all'altra, cioè, secondo me, forse non è un troll, forse ci è per davvero. E quella è la cosa grave, no? Allora, mentre per te che gli altri giochi che pagano e li sponsorizzano, diventi ricco, perché capito, quanti soldi puoi avere da Tekken? E che io mi sono informato, il massimo puoi avere 100.000. Che, in confronto per dire a Fortnite, che per carità del signore, quell'altro gioco mi fa schifo al cazzo, per dire. Ma per dire, il ragazzo che ha vinto il torneo di Fortnite, no? Che ha vinto 6 milioni era. Non mi ricordo. Se mi sa 6 milioni di dollari. A paragone con Tekken, che per carità è un gioco grandissimo, tecnica è quello che vuoi. Ma Tekken è una sputacchia. Cioè, l'unico, diciamo, torneo che veramente conta quando c'è Tekken è Ivo, è l'Ivo, no? La più grande competizione, no, di tutti i giochi però picchiaduro, cioè non c'è solo Tekken, c'è pure Street Fighter, c'è Smash Bros, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, perché se no Tekken, cioè, community è piccola a paragone di altre, quindi che cazzo vuoi? Cioè pure Crash è minuscola, cioè CTR ha una community veramente piccola, cioè si può contare in massimo centinaia di migliaia, ok? Di persone. Tekken magari arriviamo già al milione, milione e mezzo. Io parlo di professionismo, cioè competitività, ok? Non parlo di quanta gente ci gioca anche casual, no, io parlo di competitività. Crash si impara in una settimana, ma questa è proprio una cazzata incredibile. Cioè, se io sono arrivato a questo livello, ragazzi, io gioco da CTR a CTR originale, cioè per la PS1, da quando io ho 5 anni. E competitivamente ho iniziato a giocarci da 3-4 anni, e questi livelli non li raggiungi in una settimana. Questo denota ancora l'ignoranza di questo ragazzo, perché lui non ha mai toccato CTR in vita sua. Cioè lui basta che vede i video e pensa, lo so fare anche io. Classico, no? Classico della gente che non ha mai toccato un pad in vita sua. Perché se lui gioca a Tekken probabilmente usa lo stick con i tasti, no, l'arcade stick. Perché a Tekken se vuoi giocare in modo competitivo non puoi giocare col pad. Ok, devi giocare forza con l'arcade stick. Tekken si impara in 10 anni, se non di più. Vero, ma no, perché se sei bravo, cioè se parti comunque da una base, in 3-4 anni, secondo me qualcosina riesci già a farla, ok? 10 anni, cioè, sei già esperto, tutto quello che vuoi, sei un veterano, come per il nostro caso, ok? Per quanto riguarda CTR. Ciao, ritardato, ti impara a sparare sentenze e a fare figure di merda, madonna! Poi continua, ancora non contento. Rosicare, scarsone. E questo era in risposta a Archetiel, che ha risposto anche lui, che anche lui è una grandissima persona, mi è simpatico. Partecipa al torneo di Paxism. Su cosa si basano le tue accuse? Non ha truccato assolutamente nulla. Ti dà fastidio che i tre player che ha citato sono forti? Non capisco il senso. Rosicare, scarsone? Ah, poveretto. Io in realtà ho soltanto detto la verità e a te dà fastidio e mi ha do... fastidio, dà senza accento, comunque vabbè, mi ha dato fastidio, virgola, e mi ha dovuto attaccare dicendo scarsone, che poi perché l'ha scritto così, comunque vabbè. E non sai come gioco. Ah, classica risposta da un monocromo, Madonna, mi ha dato del down, porca troia, siciliano, pure razzista, oddio, e non perché lo sapete, perché... Poi ha risposto anche a me una cosa del genere, cioè, no, comunque andiamo avanti. Torna a giocare a Fortnite. Non ci ha mai giocato, infatti io ho visto il suo profilo. Cioè, se ci ha giocato, probabilmente è solo per vedere com'è. Gli farà pure schifo, probabilmente. E se sono true Tekken God, ripeto, i gradi contano fino a un certo punto, perché è come se io dico Rocket League. Io sono Grand Champion, però adesso i Grand Champion fanno cacare per colpa dei rank. Comunque, vabbè, ne riparleremo in un altro video, probabilmente. In Tekken un motivo ci sarà. Sì, forse sì.
Ma non in questo caso, se non ce ne frega un cazzo, comunque. A volte è meglio stare zitti se non sai la verità dei fatti. Ma se senti tu a rompere i coglioni nei video, cioè, è venuto lui stesso a rompere i coglioni, cioè. Madonna, proprio. Finiamo con l'ultima cosa perché sono già passati 20 minuti e probabilmente vi avrò rotto i coglioni in una maniera incredibile. Io già non riesco più a parlare perché se parlo per 20 minuti di fila mi si impastricca tutta la bocca. Comunque, adesso andiamo, no? No, aspetta, già devo andare proprio nei video. Allora, andiamo nel video questo qua, no? Il mio primo video sul primo torneo che feci ufficiale SL, no? Ovviamente ci mutiamo perché io devo leggere i commenti, non devo leggere. Allora. Aspetta, allora forse non è questo il video, ho sbagliato. Ecco qua. Questo è il video della finale, se non sbaglio è su questa allora. Probabilmente è questo. Sì, ecco qua. Ecco qua. Allora, io ho cancellato un altro commento, cioè l'ho segnalato, perché cioè, comprendeva una grandissima frase razzista. Nei confronti del sud in generale. Allora, io non voglio creare flame ancora di più, quindi mi sono semplicemente mantenuto tenuto l'unico, diciamo, commento dove era quello normale, no? E qua rincara la dose, cioè rincara la dose. SL, cosa mi hai sentito? Tu partecipi ai tornei, cioè ha copiato, ha incollato lo stesso commento di prima che avete visto sulle foto di Praxisum, no? Del canale Bagdad Gaming, e l'ha copiato qua. E allora, non avevo letto però quel commento, e gli ho risposto. Ma tu sei scoppiato, fratello. E allora ho fatto in elenco. Uno, non ho mai giocato a Fortnite. Cioè, ho giocato però, mi fa schifo, come ho già detto. Perché non lo ritengo minimamente competitivo. Due, se tu sei Tekken True God, a me, se ce frega i cosiddetti. E quando mi risulta un titolo, non va alla candela. Come ho già detto prima. E tre, se te la tiri tanto, che sei forte, vai a condividere questo tuo ego con gente che gioca a Tekken, non a CTR, che non ha nulla a che fare. Da questi commenti deduco che sei solo una grandissima idiozia da parte tua. Piccolissima autostima e cerchi conforto nello sminuire degli altri. Fatti i tuoi conti alla coscienza perché secondo me, perché a me personalmente non fai né caldo né freddo, mi fai solo pena. Pensa a guadagnare se pensi che conti solo quello e non a giocare. Non gioco per divertirti, sfigato. E sono cosciente che a te che faccio schifo. Di certo non vado sotto i video degli altri a fare flame inutile, stolto. E lui risponde, no, l'unico stolto qui sei tu. Io sono 100%, cioè proprio, ma tu sei una cacca, secondo me, superiore a te. Tu sei povero? Povero, tu sei povero, i po ciao poveri! E non puoi permetterti viaggi e vere competizioni. Sì, perché non le voglio fare? Perché se io volevo fare per dire la competizione quella in Inghilterra, cioè, a parte che non si poteva fare a prescindere perché era solo per residenti nel Regno Unito, ma se fosse stato per dire un torneo, diciamo, aperto anche all'altra gente, no? Io probabilmente avrei partecipato, sicuro. Non dico che avrei vinto, però secondo me qualcosina l'avrei fatta. E se per questo neanche Crash è competitivo, di nuovo, bugia enorme. Ma veramente sei messo male, fratello. Fatemi dire non ho bravo. È che io perdo tempo pure a parlare con te, no? Che cerchi sulle frame gratuito, su un canale di 67, con 5 punti esclamativi, iscritti. E lui risponde, 67 iscritti sono in nulla. Trovati una ragazza. E noi iniziamo sulla parte della vita, no? Cioè, come se lui mi conoscesse, non sapesse se io ce l'ho o meno una ragazza. Spoiler.